C'era l'altro giorno in tipo prese del gruppo c'è stata discussione su questo del giorno e come si era detto Cristina abbia fatto delle piccolissime modifiche, però ritengo di ricevere evidentemente quella di questa sera proposta dal sindaco. È nella sostanza l'ordine del giorno ANCI, l'ordine del giorno che non la volontà è stata quella da parte di tutti i capigruppo in maniera unanime non entrare nel merito delle valutazioni generali della legge finanziaria, valutazioni che sicuramente all'interno del diverso consiglio comunale possono essere differenti, ma dei rapporti di diversa finanziaria con gli enti locali, cioè, oggettivamente in estrema difficoltà. Sento come appunto presidente di questo consiglio comunale di ribadire questo fatto, cioè stiamo ragionando sul rapporto Stato-ente locale, su questo pezzo della manovra. Sul resto ci sono sicuramente valutazioni profondamente divergenti all'interno dei partiti e all'interno di questo Consiglio Comunale. Ma su questo penso che si possa essere... chiedo ai consiglieri comunali se ci sono degli interventi. Essere
continuamente misurate e aiutate, quello di stabilire le priorità. I soldi comunque non saranno mai infiniti, non basteranno mai a realizzare tutti quelli che sono gli interventi che un'amministrazione dovrebbe avere in mente. C'è bisogno di una scelta, e questo è il compito dell'amministratore, su che cosa è prioritario. Il principio di collaborazione è anche il principio di equilibrio, di proporzionalità nei tagli e nei sacrifici, deve essere, a mio avviso, mantenuto da un'amministrazione, da un consiglio che approva questo tipo di documento come guida anche per il proprio esercizio. Quindi all'interno poi di quello che è l'esercizio della comunità locale, lo stesso principio che stiamo chiedendo agli organi superiori deve essere dimostrato, a mio avviso, anche nei confronti di chi sta sotto al comune, quindi di chi fruisce poi dei servizi. Quindi penso alle associazioni, penso alla realtà, penso ai gruppi, penso alle NIA, tutto quello che può essere rappresentato all'interno di un comune. Il secondo elemento, come ho citato prima, la centralità dei servizi essenziali, quindi l'indicazione di quelli che sono i servizi prioritari e rinunciabili rispetto a quelli che sono servizi sui quali si può pensare in modo diverso e quindi magari arrivare a definire che la priorità può essere di massa. In questo senso, come Movimento 5 Stelle, abbiamo partecipato alla manifestazione del 29 di agosto, abbiamo partecipato, anche se personalmente non ho potuto dedicare troppo tempo alla manifestazione di oggi all'interno del Comune, e vogliamo sottolineare che questo stesso documento, che intendo votare in modo favorevole, deve rimanere come traccia, perché stiamo muovendo un'accusa verso gli organi e superiori, che non capiti mai che la stessa accusa negli stessi termini possa essere mossa al comune da chi sta sotto. Grazie. L'intervento, diciamo, poi è un intervento politico, nel senso che durante la valutazione del documento è che oggi non stiamo parlando strumenti di territorio, di finanza territoriale, eccetera, eccetera, quando il movimento che rappresento, la Lega Nord, è anni che andava predicando, ci saremmo trovati a questa situazione qui, perché quando per esempio si parla di comuni virtuosi e si parla per esempio del comune di Napoli, io conosco veramente poco, perché io leggevo giorno sul Corriere della Sera che per esempio ci sono a stipendio 20.000 dei turbini della città di Napoli, 2.000 in tutta quella di Milano, ed è una situazione come la Salerno-Reggio Calabria, sono 40 anni che i chilometri sono appaltati alla 'ndrangheta con un costo allucinante, che ogni chilometro ha appaltato una famiglia. Cioè, noi dobbiamo chiedere ai cittadini italiani dei sacrifici, ma chi li paga per i sacrifici? Cioè, quando la città di Roma, la provincia di Roma, ha un buco di bilancio della sanità che pare tutto il resto dell'Italia intera, chi lo va a sanare? Lo vanno a sanare i comuni, perché giustamente, perché noi siamo quelli virtuosi, ma se i soldi sono finiti, non sono finiti negli ultimi anni, sono finiti in 50 anni di malgoverno. E quando io sento dire che manca la benzina nelle macchine della polizia e dei carabinieri, quando noi abbiamo più polizia e carabinieri che in tutti gli Stati Uniti, come gente in divisa, questi non sono dati della Lega. Io vi invito ad andarli a verificare su internet e da qualsiasi parte. Quando Marco Pannella qualche anno fa, che è un radicale, diceva che tra quello che la Guardia di Finanza recuperava di evasione fiscale e quello che costava lo Stato, la Guardia di Finanza, era una sperequazione enorme, che conveniva sciogliere il corpo della Guardia di Finanza piuttosto che perseguire gli evasori, questo è chiaro che era una provocazione, ma vuol dire che in questo Stato qui ci sono lacune da 40-50 anni che qualsiasi forza politica, per questione di voto, per questione di clientelare, per questione di comodo, ha girato la faccia dall'altra parte. Oggi io sono preoccupato per noi, sono preoccupato per le generazioni a venire, perché si trovano veramente in una situazione tragica. Io mi trovo in parte d'accordo con questo documento qui perché è trasversale,
perché oggi penso che la politica debba tornare in mano alla gente e alla gente di buona volontà, perché in questi giorni anche la mala politica di comuni qua vicino a noi, dove sono state pagate milioni di euro di tangenti, che questi erano soldi che avrebbero potuto rimanere nelle tasse dei cittadini e in questo comune. Quindi io non voglio fare un discorso politico della responsabilità dei rossi, dei verdi, dei neri, eccetera, eccetera. Ben venga la trasversalità, però c'è che rimanga chiara a tutti una cosa, che oggi purtroppo non stiamo pagando gli ultimi 10 anni di malgoverno, stiamo pagando l'incapacità della classe politica degli ultimi 50 anni, che per seguire voti, eccetera, eccetera, ci ha conciato in questo modo. Oggi è veramente difficile venirne fuori, perché i soldi si possono recuperare solo da determinate fasce sociali, diciamo che hanno redditi sicuri, chi evade continuerà a evadere, e si possono recuperare solamente in certe zone dello Stato. Questa è la realtà. Grazie consigliere. Spero a tutti. Prego consigliere Porta. Riconosco alcune affermazioni di chi mi ha preceduto, e proprio per questo penso che sia opportuno, limitando la discussione, come il Presidente ha indicato, nel rapporto tra Stato e Comuni, a rilevare proprio la mancanza di elementi di progettazione, di soluzione di tanti problemi che negli anni sono andati a incancrenirsi. E ci fossero stati dei provvedimenti volti a sanare tutto quello che fa dell'Italia una nazione non appetibile da tanti punti di vista, soprattutto da quello economico, e avremmo come popolazione, penso, accettato tante richieste, tante tassazioni. Quello che si rileva invece è una contraddizione di fondo, un paradosso, cioè che a fronte di tante rilevazioni del tipo, anche del tipo che ha fatto il consigliere Andreoni, non è mai esistito la volontà di sanare queste situazioni. Siamo arrivati alla situazione in cui gli unici elementi virtuosi della politica e dell'amministrazione, che sono le realtà locali, comuni, per la maggior parte, sono quelli tanto più penalizzati. Cioè, quindi passa la logica, quanto più uno è virtuoso, sia come elemento politico, sia come cittadino, sia come lavoratore, quanto più è penalizzato. Questo crea anche a livello psicologico una condizione di resa totale, cioè veramente di scoramento e di rabbia che non può che far dire sì trasversale, perché non si può non riconoscere queste cose. E quindi penso che si possa dire solo sì, senza entrare nel merito di tante altre contraddizioni che non riguardano gli enti locali.